Eder. Mech. Pallister. Luigi Borracino ha confermato la circostanza di aver sparato involontariamente due colpi d'arma da fuoco. Non era sua intenzione, né tantomeno c'era un movente. Il mio cliente è pentito. Ha sottolineato il fatto che era un suo amico. Si conoscevano da un po'. Durante il periodo di detenzione Luigi Borracino ha avuto la possibilità di ripercorrere ed elaborare quello che è accaduto. All'epoca dei fatti era minorenne e oggi maggiorenne, deve essere trattato con le garanzie che vengono riconosciute al minorenne. Ha fatto un percorso e sicuramente è provato e non c'è dubbio. È la sua prima esperienza carceraria. Un ragazzo sconosciuto alle forze di polizia, e oggi ha acquisito una certa consapevolezza per voler confessare. Alle 17:31 del 9 novembre scorso Luigi Borracino è arrivato all'altezza dell'incrocio con via di Vagno a bordo di una Fiat Grande punto con i vetri e il lunotto posteriori oscurati condotta da Christian Candita. Ha percorso alcune decine di metri e arrivato davanti casa di Paolo Stasi, lo ha ucciso esplodendo due colpi di pistola di piccolo calibro, uno dei quali, quello fatale, in pieno petto. Poi si sono allontanati e, stando al racconto di Luigi Borracino, si sarebbero liberati dell'arma gettandola in un cassonetto dell'immondizia in una strada di campagna. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.